Buongiorno, oggi inizia un nuovo esperimento per la volpe e come vedete sono in un altro posto, in realtà sono in casa che sto preparandomi per uscire per fare un po' di cose e l'intento è quello di provare a fare una sorta di recap mensile di tutto quello che facciamo dentro la tana della volpe, che facciamo come Inari, con il Cesao e quindi di tutti gli eventi giapponesi che cerchiamo di proporre nell'arco del mese. Maggio sarà il primo esperimento, quindi vediamo un po' come viene alla fine. Ovviamente sarà pubblicato, lo starete vedendo alla fine del mese, quindi presumibilmente a giugno. E così è anche un modo per tenere un po' traccia di tutto quello che facciamo e per chi non ci conosce di far conoscere anche le attività, non solo l'aspetto letterario insomma, e divulgativo, ma tutte le attività che facciamo nella Tana della Volpe. Quindi niente, spero che questo esperimento possa piacervi. L'obiettivo segreto e inconsapevole di certi viaggi è quello di mandare in totale confusione il viaggiatore, estraniarlo a tal punto dalle sue origini da far apparire la sua esistenza come un'oscura faccenda da cui potrà tornare solo con grandi difficoltà. Soltanto allora sei stato veramente via, così altrove da essere forse diventato un altro. Volevo solo dare un aggiornamento perché ieri abbiamo fatto un incontro di cui non ho traccia visiva, se non qualche foto, sulle mamme in Giappone, cioè sull'essere mamma in Giappone, sugli stereotipi, sull'immaginario della mamma e del rapporto mamma-figlio in Giappone. Un incontro che mi è piaciuto tantissimo, che credo sia piaciuto anche a chi di voi ha partecipato, perché l'abbiamo toccata in modo un po' cupo, forse, nel senso che abbiamo parlato di quelle mamme che sono un po' mamme cattive anche, mamme che abbandonano i figli, abbiamo parlato di infanticidio, di abbandono, insomma abbiamo parlato di un po' di tematiche che non sempre si considerano quando si parla di mamma e abbiamo parlato delle trasformazioni in Giappone, nel Giappone contemporaneo, della figura materna in un contesto di trasformazioni radicali proprio della società, quindi di come questo ruolo, ma come anche quello del papà, dovrà in qualche modo riassestarsi. Oggi, proprio in tempo per l'incontro di domani, al contrario, ho finito Libro Giappone, quindi domani ne parleremo in diretta e ne parleremo proprio in libreria e basta. Per ora gli aggiornamenti su questo mese di maggio sono così e spero di aggiungere un bel po' di materiale di eventi e di incontri che ci saranno nei prossimi giorni. Allora, oggi cosa abbiamo ritirato? Abbiamo Murata, la ragazza del convenience store che continua ad andare benissimo, poi Basho, niente di nuovo, tutti i classici. Basho, un po' di haiku, sempre di mitico Matsuo, poi una bella storia del teatro da giapponese e infine uno dei libri che piace di più, aiuto in assoluto, che è La paura in Giappone. Bravissima Marta, piacerebbe invitarla una volta. Willy, come va? Come stai, Kikins? Tutti i passeggeri, grazie. Un altro rapidissimo aggiornamento perché mi sono resa conto che
Ci sono stati due eventi belli che non abbiamo ripreso perché eravamo presi dal seguire l'evento e volevo solo inserirli in questo recap mensile. Uno è il libro Giappone, di cui ho ampiamente parlato in un altro video. Se riesco, vi infilo da qualche parte un frame per rimandarvi poi al video direttamente. Abbiamo parlato con tutte le fondatrici di questo Social Book Club, che quindi sono venute in sede. Vi metto di nuovo anche qua. O qua, a seconda di dove troverò spazio, i loro nomi, così potete poi seguire il prossimo libro Giappone che sarà 69 di Murakami Ryu. Quindi è stata una bellissima serata, un bellissimo pomeriggio, abbiamo parlato di tantissimi temi legati a questo libro che vi consiglio di leggere caldamente perché è un testo interessante sia per la modalità in cui è sviluppata la storia, sia per la fine, sia per tutte le riflessioni che ci sono nel corso della narrazione. L'altro evento molto bello che io ho amato tantissimo e su cui ho lavorato praticamente da quando ho aperto è stato un incontro sul tatuaggio giapponese. L'abbiamo fatto in collaborazione come sempre con il CESAO e oltre al CESAO abbiamo avuto la partnership di Hard Times Tattoo, che è un tattoo shop della zona molto rinomato con dei bravissimi artisti che ha tantissime guest. Tra questi è venuto Peko Tattooer, Hori Peko, un tatuatore giapponese che ci ha raccontato la sua esperienza, ci ha raccontato i suoi inizi, il suo percorso e soprattutto il modo in cui il Giappone ancora oggi interpreta il tatuaggio e quindi il modo in cui ancora oggi esiste in Giappone questo link diretto tra tatuaggio e yakuza, quindi malavita. Ci ha raccontato per esempio che negli ultimi tempi in Giappone si sta disquisendo, e quindi siamo in una zona legalmente grigia, si sta disquisendo sulla legalità o meno della pratica, perché forse qualcuno di voi lo sa, in Corea per esempio il tatuaggio è tra virgolette illegale, nel senso che per praticare l'arte del tatuaggio bisogna avere una licenza medica e quindi bisogna essere medici, cosa assolutamente assurda, chiaramente dal mio punto di vista, perché in Italia i tatuatori non sono medici, ma possono comunque, anzi devono, aderire a delle norme sanitarie che garantiscono la sicurezza. In Giappone si sta tentando, il governo sta tentando di andare nella stessa direzione della Corea e quindi di mettere in qualche misura al bando i tatuatori, intesi nel senso tradizionale del termine, e di imporre la licenza medica anche per loro. Adesso siamo in una situazione di stallo, i tatuatori sono spesso in tribunale contro il governo cerca di metterli in galera, insomma è una situazione molto complessa che forse però non fa che rendere ancora più interessante e più curioso da conoscere anche questo mondo. Vi linko anche la pagina Instagram del tatuatore, il profilo Instagram del tatuatore perché è molto bravo e torna tutti gli anni in Italia tra aprile e maggio, quindi in questo periodo. Sempre da Hard Times, e quindi se il prossimo anno aveste voglia, lui è qua. Va bene, buongiorno, siamo a fine maggio, anche se non si direbbe perché il tempo è veramente triste. Chissà se riesco a farvelo vedere in qualche modo. In pratica un secondo autunno, cioè continua a diluviare da inizio mese. In ogni caso qua tutto procede bene e maggio è un mese carico di prospettive sul negozio, sulle attività future, sulle attività addirittura dell'autunno, perché stiamo lavorando un po' di cose. Inoltre stiamo lavorando ai corsi online, quindi secondo me per giugno saranno già pubblicati i corsi online e quindi saranno acquistabili, sfruttabili, insomma potrete usufruirne tranquillamente. E insieme ai corsi poi ci saranno una serie di novità, di incontri, perché io inizio a ricordarvi che la prima settimana di giugno, cioè questa, tra il 3 e il 7, praticamente tutti i giorni Inari fa qualcosa, perché il 3 ci sono i corsi di storia in sede, il 4 e il 5 facciamo una bellissima serata, una bellissima iniziativa con JAPS, e con una cuoca molto importante della cucina veg, diciamo giapponese, che si chiama Mari Fuji. Vi metterò comunque le indicazioni, sicuramente le avrete già viste sul sito, su tutti i social di JAPS. E poi il 6 c'è ancora l'ultima lezione del corso di religioni, e il 7 invece abbiamo finalmente il professor Kochi che viene a parlarci di Murakami Ryu e quindi di 69. 69 che è quasi in lettura, non è vero, è quasi finito, è già in lettura, ma è quasi finito. Qua ci sono un po' di progetti invece video.
di posti diversi da visitare, quindi qualche ispirazione. Adesso questo maggio è stato anche all'insegna di nuove uscite editoriali che spero di riuscire a farvi vedere qua e là nel vlog, perché alcune sono molto interessanti. C'è qualcosa di Igort, per esempio, ovviamente c'è stato 69 di Murakami. E, insomma, è stato un bel mese carico di attività. Su giugno avremo tanti incontri, su luglio anche ci saranno degli incontri interessanti, quindi prima delle vacanze ancora questi 2 mesi pieni, ma pezzo per pezzo vedremo tutto. Vuoi aprire? Sì. Ah, ma cosa c'è lì dentro? Cosa c'è? Guardiamo. Vado? Sì. Pronti? Sì. Vuoi tirare tu? Sì. È un libro di ricette, amore, un libro di cucina. Che cos'è questa? Questa è una polpettina di funghi. E quella è una polpettina di tofu. E questa? Quella è una polpettina di altri funghi. Allora, come promesso, gli ultimi arrivi. Perché ci sono. Facciamo una cosa più bella. Perché se no con una mano è impegnativa. Allora, c'è questa bellezza, che è veramente una bellezza. Come sempre, Igort per Oblomov. Poi 69, sono in tono, perché vi ricordo che il 7 giugno abbiamo il professor Koci e inoltre questo qua è stato scelto come libro Giappone del prossimo mese dalle ragazze di Libro Giappone. 69 Murakami per atmosfere. Poi un sempreverde di Laura, La via giapponese all'armonia. Questo è sicuramente uno dei libri che ho venduto di più, uno dei libri più amati e uno dei libri più belli in effetti, perché è molto attuale. È molto 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 curato sia nella grafica ma soprattutto nell'aspetto dei contenuti. Poi, scusate, qua dei fogli vagano. Ecco qua un altro di atmosfere che avevo visto anche al Salone del Libro. Medioevo, il Palazzo del Bremito dei Cervi di Mishima. Poi che cosa abbiamo ancora? Oh, questo qua. Ragazzi, questo qua è uno dei libri più belli che abbia mai letto. Non so più neanche parlare. Venivamo tutte per mare è la storia delle donne giapponesi che emigrano prima della guerra, prima della seconda guerra mondiale, che emigrano in Giappone in qualche modo per trovare marito, per trovare una nuova vita. E sono racconti di voci diverse e che quindi parlano di episodi diversi di vite. Veramente bello, veramente toccante, anche leggermente triste, ovviamente. Poi La poltrona umana di Edogawa Rampo per un cliente che l'ha chiesto, l'ha ordinato, sempre di atmosfere, quindi devo dire atmosfere sta facendo come Lindau pressoché un ottimo lavoro di pubblicazione di testi giapponesi. E infine una nuova uscita che mi ha consigliato il custode del paradiso, cioè il mio distributore, Il castello invisibile di Mizuki Tsujimura. E non potevo non prenderlo, cioè capite che c'è la volpe. Pare un fenomeno editoriale da 500.000 di copie in Giappone. Nuovo, ne ho preso solo una copia perché vorrei leggerla. Non è propriamente immediato, è un tomo. Però ecco, una favola moderna per tutti coloro che amano i film di Miyazaki e la magia delle storie al confine tra incubo e sogno. Promette bene. Va bene, ragazzi, io penso che maggio sia stato veramente un mese molto divertente, molto produttivo. Le uscite sono state belle. Gli eventi sono stati belli, adesso a giugno ci saranno altri eventi, tra giugno e luglio ve l'ho già detto, ma ve lo ridico, ci sono degli altri eventi per il Giappone. E poi a inizio luglio credo che daremo delle news sull'autunno, quindi perché poi noi ad agosto chiaramente chiudiamo e mi rendo conto che è già parlare molto avanti, però a luglio negli ultimi eventi che faremo daremo poi delle indicazioni gustose sull'autunno.